Questa mattina la cerimonia di consegna dello Stefanino alle tre aziende vincitrici. Cambio alla presidenza della Fondazione Opera Santa Rita, Renza Sanesi prende il posto di Roberto Macri. Crociar britannico ritrova l'identità dopo 30 anni e l'agente della Municipale di Montemurlo viene premiata dalla regina. Buongiorno, in apertura di telegiornale parliamo della premiazione dello Stefanino d'Oro che questa mattina è stato consegnato alle tre aziende selezionate per l'edizione 2022. Per noi alla cerimonia c'era Arianna Di Rubba. È stata una vera e propria festa del lavoro quella che si è tenuta questa mattina qui alla Camera di Commercio di Prato. Si è svolta infatti la cerimonia di premiazione della 12ª edizione del premio Santo Stefano, il riconoscimento che la città di Prato conferisce a chi è capace di fare impresa con successo nel rispetto delle regole della concorrenza. Marine Industrie, Manifattura Igea e BBSPA, queste le tre aziende vincitrici della 12ª edizione del premio Santo Stefano, che i cui premi sono stati consegnati qui alla Camera di Commercio di Prato, il luogo simbolo del lavoro, il luogo storico dove avveniva la premiazione, che l'anno scorso si era spostata a causa anche dell'emergenza sanitaria all'esterno e quindi nello splendido chiostro di San Domenico. E ovviamente nell'edizione di questa sera delle 20.30 daremo ampio spazio alla cerimonia con servizi ed interviste ai premiati, cerimonia che sarà poi trasmessa integralmente domani alle 21.30 su TV Prato. Adesso cambiamo argomento, Roberto Macri lascia dopo 17 anni la presidenza della Fondazione Opera Santa Rita, al suo posto subentra Renza Sanesi, già direttrice della Fondazione. 17 anni, tanto è durata l'esperienza di Roberto Macri alla presidenza della Fondazione Opera Santa Rita, che assiste persone con problemi di tipo sociale, psicologico o con disabilità. Macri aveva già informato il Vescovo, cui spetta la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di non essere disponibile ad un nuovo mandato da Presidente della Fondazione. Un avvicendamento concordato che ha portato alla nomina di una nuova guida individuata in Renza Sanesi. Sanesi, che prima della nomina a Presidente rivestiva la carica di direttrice della Fondazione, opera al Santa Rita da 42 anni. E dopo un certo numero di anni significativa, non c'è dubbio che quando si comincia a superare i 15 anni, si va per i 16-17, si comincia a poter dire di essere stati in un ruolo apicale per un periodo molto importante. Credo che sia giusto, per certi aspetti anche necessario, invertire e cambiare in qualche modo la rotta, e sia nell'ottica di dare una possibilità di cambiamento all'ente, ma anche per le persone che hanno in qualche modo gli impegni e che da questo punto di vista credo possano trovare un giovamento reciproco da un avvicendamento che, come in questo caso, sono convinto non potrà far altro che bene al Santa Rita. Gli indirizzi saranno il proseguire nel dare le risposte ai bisogni emergenti, che sono costantemente in evoluzione, come lo sono stati da 90 anni a questa parte, che ormai la Fondazione esiste da quasi 90 anni, ci siamo saputi evolvere. Con la capacità di riorganizzarsi e di ripartire è sempre stata il punto di inizio del nostro modo di lavorare, no? Fare un'analisi dei bisogni, condividere con il territorio quali sono le necessità emergenti e sapersi riorganizzare, formazione con gli operatori, in modo da appunto rispondere a quello che è la necessità del momento. L'ufficialità del passaggio di consegna avverrà il 30 giugno in occasione della presentazione del bilancio sociale della Fondazione. Ieri il Vescovo ha anticipato il passaggio di consegne nel corso di una riunione alla quale hanno preso parte anche responsabili dei numerosi servizi che offre la Fondazione. Ognuno di noi ha una sua capacità, una sua tempestività, una sua competenza. Quando ha espresso, ecco, ciò che deve esprimere, che può esprimere, a un certo momento deve passare il testimone, e questo diventa un momento, un'opportunità anche per un ricambio non solo relativo alle persone, ma anche poi un'occasione di innovazione. Direi che poi questo avviene in una continuità davvero stretta, perché ecco, c'è chi prende il posto, è una delle collaboratrici, la collaboratrice primaria di Roberto, e questo garantisce, ecco, una continuità della qualità anche dell'intervento, del servizio. Con la nomina a presidente di Sanesi, il ruolo di direttrice sarà assunto da Nicoletta Olivi.
E ci occupiamo adesso di una storia particolare che arriva da Montemurlo. Peter l'inglese ritrova l'identità dopo 30 anni e l'agente della Polizia Municipale è premiata dalla regina Elisabetta. Il sindaco di Montemurlo e l'agente Beatrice Giusti sono stati invitati al giubileo di platino di Sua Maestà come segno di riconoscenza per il salvataggio del cittadino britannico. Vediamo. Ha vissuto per oltre 30 anni da senza tetto in una tenda nei campi vicino alla rocca di Montemurlo e per tutti è sempre stato Peter l'inglese. Adesso finalmente ha un'identità, grazie all'agente della Polizia Municipale Beatrice Giusti, che si è attivata col consolato inglese per dare al clochard apolide delle generalità e un passaporto. Mi incuriosiva un po' la storia di questo signore molto solitario, che spesso era seduto sulle panchine qui intorno alla piazza. E la domanda sorge spontanea, chi è, che cosa fa? E per tutti era Peter l'inglese. È sempre stato così, una persona molto tranquilla, molto riservata. Senza tetto per scelta, tagliando i ponti col suo passato, Peter ha sempre vissuto una vita tranquilla a Montemurlo. Le cose cambiano però lo scorso autunno, quando l'uomo ha gravi problemi di salute e deve essere ricoverato in ospedale. Peter aveva un quadro clinico estremamente complesso, era in uno stato di grande vulnerabilità. Il problema essenziale è che di Peter non c'era un'identificazione completa, c'erano i racconti che ci tramandavamo tra agenti, tra le persone e il giorno dopo è sorto il problema di procedere all'identificazione. Grazie alla tenacia dell'agente Giusti è stato rintracciato quindi un certificato di nascita che attesta che Peter è nato nel 1947 a Leeds. Per il suo impegno l'agente Giusti ha ricevuto dal governo di Sua Maestà la regina Elisabetta un encomio ed è stata invitata ai festeggiamenti per il giubileo di platino della regina del 16 giugno a Milano, a cui ha partecipato insieme al sindaco Simone Calamai. È stato sicuramente un bel momento e siamo felici, insomma, di quello che è il lavoro svolto di una polizia municipale e di un agente, ovviamente nel particolare, che hanno dimostrato veramente con tanto attaccamento, passione per il proprio lavoro, che lo hanno portato fino al risultato conseguito, insomma, della cittadinanza ritrovata. Peter l'inglese ristabilitosi è adesso ospite di una RSA pratese. E dopo questa bella vicenda anglo-montemurlese continuiamo ad occuparci invece di impianti sportivi. Nel caso della società di calcio Prato 2000 il problema è la mancanza di un campo dove giocare le gare d'eccellenza. Ce ne parla Massimiliano Masi. Il Prato 2000 è sempre alla ricerca di una propria casa dove giocare ed allenarsi. La società del patron Stefano Guarducci, sfumate le trattative per la fusione, prima approcciata con il CF 2001 e successivamente con la Pietà 2004, che non hanno dato i frutti sperati, è pronta a ripartire ed iscriversi al prossimo campionato di eccellenza. Il problema, però, rimane lo stesso. Nonostante le tante interlocuzioni tra il patron Stefano Guarducci e l'amministrazione comunale, il Prato 2000 è sempre alla ricerca di un campo dove poter svolgere le proprie partite casalinghe. L'impianto Carbosilta, dove la squadra svolge gli allenamenti, non può essere oggetto, per diverse problematiche strutturali, di un restyling finalizzato ad ospitare le partite di campionato. Mancano le misure regolamentari, le tribune e inoltre il fondo del terreno è assolutamente non idoneo per ospitare partite del primo campionato per importanza del Comitato Regionale Toscano, vale a dire l'eccellenza. L'ipotesi messa in campo dall'amministrazione comunale di operare un intervento urgente al nuovo campo di Paperino, addirittura dotandolo di un manto sintetico, previa una collaborazione tra il Paperino e il Prato 2000, ancora rimane un'ipotesi sulla quale lavorare, senza date certe per l'utilizzo della nuova struttura. Da parte dei dirigenti del Prato 2000 c'è la volontà di non alimentare polemiche e preferiscono non rilasciare interviste sull'argomento. Ma il Prato 2000 si appresta a ripartire l'ennesima stagione senza una propria casa dove giocare. L'ipotesi più probabile al momento è quella di riprendere l'interlocuzione con il presidente del Prato Stefano Commini per disputare le gare casalinghe, come previsto dal bando comunale di concessione del Lungo Bisenzio, proprio nell'impianto di via Firenze. Insomma, il Prato 2000 è sempre senza un campo dove giocare. Per la serie, la novella dello stento. Questo era l'ultimo servizio, il telegiornale termina qui, l'informazione torna stasera alle 20:30. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.